sono molte le rivoluzioni che abbiamo fatto, gli accreditamenti ovviamente delle società private all'interno del mercato del lavoro, l'ingresso dei centri per l'impiego all'interno dell'area regionale, quindi un ulteriore contributo, tutti i sistemi di collaborazione tra le politiche attive del lavoro e la formazione professionale coordinate, il piano FAST che annunciamo oggi, i piani per gli over 40 che hanno perso il lavoro, garanzia giovani, sono tutti strumenti che stanno portando, stando almeno ai dati statistici, a incrementi di occupazione nella nostra regione nonostante un'economia come noto nel paese non esattamente brillante. Credo che sia un buon risultato che portiamo avanti, che continueremo a portare avanti nella consapevolezza che l'occupazione resta il primo problema di questo paese, che molto molto c'è ancora da fare. Ecco, la Carfagna l'accusa di immaginare un partito al traino della Lega, come risponde? Che un partito al traino della Lega lo immaginano esattamente come la Carfagna, ma in buona compagnia, tutti coloro che in tutti questi anni hanno pensato di continuare con lo stesso andazzo senza voler cambiare niente. E quando qualcuno parla di cambiamenti, di rivoluzione, di nuove idee, di nuovi progetti, di adeguare il nostro partito sia alla partecipazione, sia all'apertura, sia alla democrazia, sia a ricette economiche e politiche all'altezza dei tempi che corriamo, si dice cominceremo a farlo domani. Mi sembra un po' come quel bambino che mentre sta giocando dice i compiti li faremo dopo, 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 ma dopo poi arriva il primo giorno di scuola. La ricreazione temo che sia finita e per cambiare non c'è bisogno di farlo domani. Occorreva farlo ieri e oggi è già troppo tardi. Io chiedo a tutta la Forza Italia, a tutta la sua classe dirigente, un'assunzione di responsabilità. Dovevamo cambiare dopo le elezioni politiche, abbiamo aspettato le elezioni europee, siamo già in ritardo. Oggi chi dice dopo le elezioni europee chiederò nuovi cambiamenti per il partito, ripeto, è come quei bambini durante le vacanze estive che promettono di studiare dal giorno dopo perché alla fine stanno bene come stanno, oppure come quando Toti promette che da domani si metterà a dieta, cosa che normalmente non accade. Presidente Viscosi, parlando invece di finanziamenti, di risarcimenti, pardon, della zona arancione, alla fine da dove devono arrivare questi soldi? Secondo lei, la Regione, dallo Stato, dal Governo quindi? Guardi, è molto semplice, l'ho spiegato ai cittadini della zona arancione, erano presenti autorevoli esponenti parlamentari e regionali sia del Movimento 5 Stelle sia del Partito Democratico, quindi stupisce da un lato l'abisso di ignoranza e dall'altro la cinica strumentalizzazione di quanto ascolto. La Regione è pronta ad aprire un tavolo PRIS, che prevede un ente attuatore del progetto come risarcitore dei cittadini della zona arancione, lo farà non appena l'ente attuatore attualmente individuato da una legge dello Stato, quindi una legge voluta dal Movimento 5 Stelle, è il commissario straordinario alla ricostruzione del ponte, ovvero il sindaco Marco Bucci, che ha i soldi in cassa ed è disponibile a venirsi a sedere a questo tavolo, non appena il Governo e il Parlamento lo autorizzeranno con una norma primaria a poterlo fare. Quindi è nelle mani del governo, il Premier Conte si è preso un impegno, il governo si è preso un impegno, la Regione si è preso un impegno ad aprire quel tavolo non appena avrà un interlocutore autorizzato a sedersi a quel tavolo, quindi mi chiedo perché tutto quello che Alice Salvatore nel suo abisso di ignoranza continua a chiedere al soggetto sbagliato, non si propone di chiederlo al soggetto giusto, al suo Presidente del Consiglio, al suo Ministro delle Infrastrutture, al suo Ministro per lo sviluppo economico, tutte persone che anche vice premier, tutte, sono loro le persone che devono autorizzare il sindaco Bucci a sedersi al tavolo di regione che si aprirà domani, non appena il commissario straordinario di governo mi dirà di avere i poteri per venirci a sedere, per risarcire quelle persone. Abbiamo i soldi, abbiamo la legge, abbiamo la volontà politica, serve un atto del governo e del Parlamento nazionale. Se il PD che siede in Parlamento, il Movimento 5 Stelle che siede addirittura al governo, ci fanno la cortesia di smettere di scrivere alle agenzie di stampa e di scrivere ai loro ministri di darsi una mossa o ai loro parlamentari di darsi una mossa, il tavolo lo possiamo aprire domani mattina.